Buonasera, tra poco con la nuova edizione del nostro videogiornale in apertura la cronaca con raffiche di controlli dei carabinieri sull'isola di Ischia e Procida e vedremo tutti i resoconti. Andremo poi a Casa Micciola dove si chiude il processo in primo grado sugli episodi di violenza perpetrati all'interno dell'istituto Santa Maria della Provvidenza di Casa Micciola. Nessuna colpa per la madre superiora suoredda, per la quale si esprime Giovan Battista Castagna, l'alberghiero e l'eterna carenza di aule, altro grido di dolore stavolta dal corpo docente. Ascolteremo la voce della professoressa Carmen De Simone che illustra tutte le problematiche patite in questi 25 anni. Ischia, che figuraccia, lo sport, i gialloblu escono dalla Coppa Italia al termine di una gara indecorosa che li vede seppelliti da una valanga di gol. Tutto questo ed altro ancora tra poco dopo la pubblicità. Devi ricordarti di munirti sempre di casse d'acqua, averle sempre in casa, fare i conti con la plastica da smaltire. Non credi sia arrivato il momento di dire basta a tutto questo e semplificarti la vita? Se anche tu sei alla ricerca di un distributore di acqua, allora rivolgiti alla Ecomerid, azienda leader nel trattamento delle acque. La migliore soluzione per erogatori d'acqua, naturale, fredda e anche frizzante, adesso è anche a Ischia. Ti aiuteremo a risparmiare tempo, denaro e a tutelare l'ambiente. Ecomerid è concessionario Caligan per Ischia e Procida e fornisce erogatori con garanzia di 3 anni. E poi, assistenza e ricambi direttamente sul posto, senza attese e intermediari. Scopri le nostre proposte e contattaci per una consulenza gratuita per case, strutture ricettive e uffici. Chiama subito per un appuntamento. Ecomerid, da 35 anni vicino agli ischitani. La nostra garanzia è la nostra storia. Signore, ci sono, mi confacitata, si arriva come che bella annunciata televisione. No, io lavoro, c'ho un negozio, grazie. Vabbè, scusate, signore. Dottore, voglio giocare online senza lag. Ho bisogno di una connessione stabile e veloce. Abito nel rione Ortolo, all'Acquamino. Come posso fare? Nella sua zona Ischia Wi-Fi porta la fibra FTTH fino a 1000 mega. Meglio di così, reattività massima. Pronto a vincere? Dici dove abiti. Ti daremo la soluzione internet che fa per te. Chiama il numero verde 800 033 795 e prenota un sopralluogo gratuito. Sull'isola d'Ischia, quando si tratta di internet, Ischia Wi-Fi ha la cura giusta per tutti. Scopri tutte le offerte su www.ischiawifi.com. Pasticceria Buono, la casa delle dolcezze. Un babà che è ormai un marchio di fabbrica, il vero cornetto ischitano. Semifreddi, gelateria artigianale, pasticceria e piccola pasticceria. Solo da noi trovi la pastiera cresciuta. Disponibili anche con catering per piccole cerimonie. E per la nostra clientela ci facciamo in 3. Siamo a Ischia, in via Acquedotto e via Antonio Sogliuzzo. E adesso anche a Forio, nel nuovo punto vendita di via Castellaccio. Pasticceria Buono. Buono, per davvero! Una tradizione antica tramandata dai greci, che raccontiamo da 400 anni di generazione in generazione. L'arte della terracotta e delle ceramiche a Ischia si chiama Keramos. Keramos d'Ischia. Scriviamo la storia, anzi, la modelliamo e disegniamo. Scarica l'app di Nuvola TV. Resta sempre aggiornato con le ultime edizioni video, le news e le dirette live. Resta collegato con la TV dell'isola d'Ischia. Arresti e denunce, l'arma in azione, raffica di controlli dei carabinieri a Ischia e Procida. Sull'Isola Verde un 54enne di pianura arrestato in albergo con l'accusa di detenzione di spaccio di stupefacenti e a Procida un 49enne nei guai per incendio colposo. Suoredda assolta, due suore condannate. Si chiude il processo di primo grado sugli episodi di violenza perpetrati all'interno dell'Istituto Santa Maria della Provvidenza di Casa Micciola.
nessuna colpa per la madre superiora. Le parole di Giovan Battista Castagna resta l'amarezza per le accuse infamanti. L'alberghiero è l'eterno grido di dolore, continuano gli appelli, le polemiche e le proteste per la mancanza di aule presso l'Istituto Professionale di Fondobosso. Anche la professoressa Carmen De Simone lamenta il disinteresse delle istituzioni, facendosi portavoce anche dei colleghi. Ischia, che figuraccia, la Scafatese vince 6-0. I gialloblu escono dalla Coppa Italia al termine di una gara indecorosa che li vede seppelliti da una valanga di gol. E in sala stampa esplode la rabbia del tecnico Simone Corino. Adesso basta, abbiamo toccato il fondo. Buonasera, bentrovati con la nuova edizione del videogiornale di Nuvola TV. In apertura la cronaca con la vasta attività di controllo da parte dei carabinieri sulle isole di Ischia e Procida. Non sono mancate le denunce ed anche un arresto per spaccio di stupefacenti. I dettagli nel servizio di apertura del nostro giornale curato da Gaetano Ferrandino. Controlli straordinari nelle isole di Ischia e Procida. I carabinieri della compagnia ischitana, guidati dal capitano Tiziano Laganà, hanno presidiato i porti e le principali arterie isolane. Arrestato un 53enne nel quartiere napoletano di Pianura, controllato all'interno di una camera d'albergo di Ischia, l'uomo nascondeva 4 dosi di cocaina pronte per essere vendute, 450 euro in denaro contante, ritenuto provento illecito, e 3 telefoni cellulari. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e sarà proposto per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'Isola Verde. E ora in carcere a Poggio Reale in attesa di giudizio. Guida in stato di ebbrezza, il reato ipotizzato invece per un 43enne di Barano. I carabinieri lo hanno controllato in via Mazzella alla guida della sua auto. L'etilometro ha rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito. Per lui è scattato anche il ritiro della patente. Denunciato per incendio colposo, un 49enne procidano in un terreno in via Salita Castello ha appiccato il fuoco per liberarsi di un cumulo di foglie secche. Complice il vento, ha perso il controllo delle fiamme. Il rogo è stato estinto senza danni rilevanti da personale della Protezione Civile, nonostante alcuni tentennamenti del 49enne nel garantire l'accesso al suo fondo. Durante il servizio di controllo sulle due isole sono state identificate complessivamente 133 persone e rilevate decine di infrazioni al codice della strada. Non sono mancate segnalazioni alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti. E prende avvio nel suo secondo anno consecutivo, grazie al sostegno di Caritas Italiana e del Vescovo Carlo in comunione con tutta la Chiesa di Ischia, l'attività di doposcuola a supporto di tanti ragazzi e famiglie. La bellezza di accompagnare i ragazzi nella loro crescita, unita all'entusiasmo e dai sorrisi che ci regalano ogni giorno, ci ricordano che la povertà educativa, non meno importante di quella alimentare, ha bisogno del contributo di tutti per creare luoghi generativi di bene e di speranza. Grazie a tutti i volontari e agli insegnanti che con il loro impegno e la loro passione arricchiscono questo circuito d'amore, dichiarano i responsabili della Caritas Ischia. Cambiamo argomento, si è chiuso il processo a carico delle suore che operavano presso l'Istituto Santa Maria della Provvidenza a Casamicciola, finita al centro di un'indagine giudiziaria per casi di violenza perpetrati ai bambini. Due condanne e due assoluzioni, tra queste anche quelle di madre superiore, suorenda, sentiamo. Due condanne e due assoluzioni, si è chiuso così nel primo pomeriggio di ieri il processo di primo grado celebrato dinanzi alla nona sezione del Tribunale di Napoli a carico di 4 suore impiegate presso l'Istituto Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola, che erano accusate di maltrattamenti e lesioni per fatti risalenti al 2022 e che furono oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia guidati dal capitano Tiziano Laganà.
I giudici hanno inflitto la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione a Marie Georgette Rasi Malala per tutti Suor Georgette e di 3 anni a Noeline Razanadra Ozzi per tutti Suor Nellina, entrambe di nazionalità malgascia. La prima doveva rispondere di maltrattamenti e lesioni, la seconda solo di maltrattamenti. Assolte con la formula perché il fatto non sussiste, la madre superiora, Angela De Bonis, conosciuta sull'Isola Verde come Suor Erda, e Alice Albarasin Curai, Suor Alice. Le imputate erano tutte rappresentate dall'avvocato Gianluca Varano, che ovviamente per le due condannate ha già annunciato ricorso in appello. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni. L'indagine era partita nel luglio del 2022, dopo che alle forze dell'ordine era stato mostrato un video in cui si ritraeva Suor Georgette mentre tirava i capelli e schiaffeggiava un bambino di 4 anni, facendo lo stesso poi col fratello di 8 che era intervenuto in suo soccorso. Diversi minori furono ascoltati in modalità protetta prima che si arrivasse all'emissione delle misure cautelari. E sul caso dell'assoluzione delle due suore si esprime a favore Giovan Battista Castagna, il consigliere casamicciolese che 2 anni fa sin da subito si schierò a sostegno delle suore accusate. Sentiamo. Giovan Battista Castagna, dopo 2 anni arriva all'assoluzione per Suor Edda e Suor Alice, ricordiamo che furono accusate di maltrattamenti ai bambini qui all'orfanotrofio a Casamicciola. È una notizia che ci fa piacere sicuramente a tutta la comunità casamicciolese e non, perché poi Suor Edda era internazionale. È chiaro che dispiace che per 2 anni la povera Suor Edda ha dovuto veramente sopportare tante cose, e questo sicuramente è stata una prova veramente dura per Suor Edda, però l'ha superata brillantemente, come era poi già si capiva dalle prime battute del novembre 2022. Il problema è che resta l'amaro in bocca di tutte quelle parole che si sono dette su una persona che si conosceva da tempo, quindi si capiva che insomma tutto quello che si diceva non era possibile. Infatti lei fu tra i primi a non credere a queste accuse. Assolutamente sì, perché ne sono certo, abbiamo con Suor Edda superato tanti problemi. Sono stato presente tante volte all'asilo, quindi la mia testimonianza era veritiera, perché partiva da quello che ho visto sempre e da quello che hanno visto tanta gente fare di questa veramente suora, ecco, che ha dato tanto per la nostra Casamicciola. E lanciamo appunto un messaggio a Suor Edda e Suor Alice. Ma vi voglio bene, ma loro lo sanno che il bene che voglio io è il bene di tutti quanti, quindi sicuramente, ecco, di mettere da parte questi 2 anni e di raccontare questa storia magari come una prova che il Signore, il nostro Signore, ha voluto mettere, ecco, alla prova Suor Edda, e quindi, ecco, nella sostanza è solo un brutto ricordo. E a quasi una settimana dalla colletta alimentare, la catena alimentare Nunzia Matera Onlus, nella persona del presidente Francesco Di Noto Morgera, desidera ringraziare il buon cuore degli ischitani che nella giornata di sabato 16 novembre hanno donato derrate alimentari facendo sentire tutta la loro generosità. Nonostante un sensibile calo rispetto allo scorso anno, abbiamo raccolto oltre 500 pacchi di alimenti di varia natura, che certamente basteranno al fabbisogno delle 140 famiglie più le altre 40 occasionali per le prossime consegne. Chi ha donato si è confrontato con i nostri circa 120 volontari per farsi indirizzare prima di procedere all'acquisto, e così tutte le fasce di età potranno trascorrere un Natale più sereno. Così il presidente Di Noto Morgera
Un grazie dalla catena alimentare non è soltanto per chi ha acquistato le derrate, ma anche per chi ha contribuito al funzionamento della macchina organizzativa, ossia i tanti volontari che hanno accolto tutti con il sorriso e chi si è occupato del loro coordinamento. È nel dare che noi riceviamo e a chiusura di questa importante giornata ne abbiamo avuto ancora una volta la conferma. Concludono gli angeli della catena alimentare. E cambiamo argomento in vista del prossimo appuntamento di formazione religiosa e liturgica organizzato per giovedì 21 novembre dall'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto in Forio, che avrà come relatore Don Gino Ballirano. Si esprime il priore, il professor Luigi La Monica, che si sofferma sull'importanza e sul senso delle arciconfraternite. Sentiamo. Professor Luigi La Monica, l'arciconfraternita Santa Maria di Loreto ha organizzato fino adesso 7 incontri. Sì, buonasera. L'obiettivo dei nostri incontri era quello di far comprendere il fine delle arciconfraternite. Noi oggi siamo custodi di quello che ci hanno lasciato i nostri avi, testimoni della fede dei nostri avi che hanno realizzato da laici, noi siamo laici, insomma le arciconfraternite sono gestite ai laici, hanno realizzato qualcosa e tocca a noi adesso mantenerla, manutenerla sia come strutture ma anche come fede e come centro propulsivo di attività, tra cui questi incontri che servono appunto a mantenere accesa la fiaccola della fede all'interno di alcune realtà, come per esempio la Basilica di Santa Maria di Loreto, che è dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, e quindi noi come laici ci teniamo, con l'ausilio chiaramente del mondo cattolico, di mantenere questa fiaccola che ci hanno lasciato i nostri avi e portarla nel futuro ai nostri figli. Il prossimo giovedì ci sarà l'ultimo incontro, ma non ultimo. Certamente, faremo un incontro sull'anno del Giubileo, chiaramente sarà l'ultimo incontro di quest'anno, però sarà l'inizio di altri incontri che faremo durante l'anno giubilare. E per avvicinare la popolazione all'Arciconfraternita ci sono tante iniziative che state ponendo in essere? Certamente, noi siamo proprietari anche del museo di Santa Maria di Loreto e dell'Arciconfraternita. In questi giorni il museo sarà aperto al pubblico, anche nel periodo natalizio, già l'anno scorso, ma anche quest'anno sarà aperto al pubblico. Stiamo chiaramente cercando di incentivare sia i residenti sull'isola, sia poi nei periodi estivi i turisti a visitare questi luoghi per renderli vivi e non soltanto luoghi di ricordo. Allo stesso modo stiamo investendo, le arciconfraternite nostre in particolare, stiamo investendo anche nel riammodernare i nostri spazi e quindi l'oratorio presto verrà restaurato e quindi reso di nuovo fruibile, così come il museo, diciamo, sta in una fase di apertura generale, così come anche il cimitero di proprietà arciconfraternita fra poco sarà sottoposto a dei lavori di manutenzione. Un livello alto, una selezione di carni studiata in modo accurato ed una proposta gastrocarnivora interessante e ben eseguita. Sono questi gli ingredienti che hanno contribuito a piazzare tra i primi 50 steakhouse italiani il ristorante ischitano al Vecchio Capannaccio, che quest'anno ha compiuto 10 anni dall'apertura a Forio. Risulta infatti tra i ristoranti del bel paese in cui indirizzare il proprio navigatore ed essere certi di ottenere soddisfazioni di alto livello. La graduatoria è stilata da Braciami Ancora, il network di riferimento per gli amanti della carne che in Italia seleziona una tipologia di ristorante che negli ultimi anni si è sempre più sviluppato ed è in questo squisito contesto che al Vecchio Capannaccio ha saputo inserirsi portando alta la bandiera ischitana. Ai gestori vanno i più vivi complimenti e felicitazioni da parte della redazione di Nuvola TV. Sul problema della carenza aule altelese si eleva forte la voce del corpo docenti, che si esprime a supporto delle problematiche dei giovani studenti costretti da troppi, forse tanti anni a doppi turni estenuanti. Sentiamo. Sentiamo un po' la voce del corpo docenti qui al Telesi. La carenza aule, un problema annoso ormai.
Sono la professoressa Carmen De Simone, insegno accoglienza turistica in questo istituto ormai da 40 anni. E quindi posso dire che il problema c'era da 40 anni e c'è ancora. Un problema che nessuno si impegna a risolvere, la città metropolitana, le istituzioni, il comune. Avremmo bisogno che qualcuno veramente si prendesse cura di questo istituto così importante sul territorio, perché l'alberghiero è una realtà importantissima per il territorio, per le istituzioni. Siamo coinvolti in una serie di eventi e di manifestazioni sempre al servizio della società. Però poi quando si tratta di prendersi cura di queste problematiche, nessuno ci ascolta, e io insieme a tutti i docenti diamo supporto a questi ragazzi che oggi stanno manifestando, perché lo troviamo giusto. Inoltre si è aggiunto un'ulteriore problematica, che è quella del parcheggio. Ogni mattina siamo costretti a fare la gara a chi arriva prima. C'è in costruzione un nuovo parcheggio che ci ha tolto tutti i posti auto. I lavori proseguiranno e toglieranno questi ultimi posti che sono rimasti, che adesso utilizziamo, non so come faremo. E veramente abbiamo chiesto al comune che ci possa essere data una soluzione alternativa. Ci sono degli spazi limitrofi che potrebbero essere utilizzati e che andrebbero aperti per permettere agli studenti, ai docenti, anche ai genitori del Telese di poter vivere quest'anno scolastico con maggiore serenità. È certamente il problema delle aule quello più serio, quello che impedisce ai ragazzi che frequentano l'alberghiero di avere nel pomeriggio una vita sociale, perché sono costretti a venire a scuola, a fare i doppi turni, ormai da troppi anni, a fare un orario compattato che li vede uscire da scuola ogni giorno alle 3, e immaginate anche i problemi per i ragazzi che vengono da Procida, che sono un folto numero, che arrivano a casa a sera. Quindi è una soluzione veramente che si deve trovare con estrema urgenza. Per questo oggi siamo qua, tutto il personale scolastico e anche i docenti, per supportare i ragazzi in questa manifestazione, in questa protesta. Ed ora la pagina dello sport. Termina purtroppo ai sedicesimi l'avventura in Coppa Italia dell'Ischia Calcio, che esce sconfitta al Vitiello di Scafati. Partita mai in discussione con i padroni di casa, che sono riusciti ad incanalare il match già dai primi minuti. Per i gialloblu una sconfitta oggettivamente imbarazzante, se si considera che la gara è terminata addirittura con il risultato di 6-0 per i locali, che approdano così agli ottavi di finale. Le reti sono state messe a segno da Buono, Foggia, Gagliardi, Potenza e Colli. Domenica prossima l'Ischia Calcio ospiterà per la 13ª giornata di campionato l'FBC di Gravina. E al termine del match ascoltiamo la rabbia di Corino, che tra l'altro esclama: abbiamo toccato il fondo. Sentiamo. Al netto della posta in palio, l'importanza o meno della partita, serviva anche un'iniezione di fiducia, arriva una sconfitta pesante in un momento in cui è veramente complicato, anche per quello che mi sta distraendo, quello che è accaduto in questa settimana fuori dal campo, non solo mister Buonocore, il DS Lombrano, la questione campo, che comunque è impiegabile. Facciamo un po' il punto, partendo dal punto di vista mentale, come state? Il punto è che questi qua sono tutti quanti alibi, questi che hai appena elencato tu, sono tutti quanti alibi che vengono detti, ripetuti e ripetuti ancora. Ma quello che c'è di vero è che adesso, per forza di cose, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, ognuno si deve prendere la sua parte di responsabilità, sempre, giocatori, staff tecnico, allenatore, società, tutti quanti. Perché tu hai detto questa partita qui quanto poteva valere, ogni partita vale, perché il gioco scende l'Ischia in campo. Quando scende l'Ischia in campo non si può avere un atteggiamento e una sufficienza del genere. Quindi questi qua, ripeto, quelli che hai detto te sono alibi, che adesso anche basta, ripeto, se ne è parlato tanto, ma non credo sia giusto oggi parlare di Mazzella, di altre situazioni. Quello che dobbiamo pensare è cercare di
di metterci a posto, perché qui ne va della nostra dignità personale. Cosa hai detto alla squadra nel post partita e su cosa dovete lavorare da domani? No, nel post partita non si parla, perché i ragazzi dentro di sé, ognuno di noi sa che quello che abbiamo fatto oggi, mi auguro che sia il fondo, che abbiamo toccato il fondo. Io da parte mia sono il responsabile di questa squadra qui, quindi mi prendo tutte quante le mie responsabilità. Sono a disposizione della società. Per me mi è stata data l'opportunità, io non so se solo per oggi, se fino a stasera, fino a domani, a me non mi interessa. Io quello che mi interessa a me è cercare di dare il 100% di me stesso, come ho sempre fatto, e pretendo la stessa cosa da ogni singolo giocatore, perché questa è l'unica maniera per cercare di risollevare questa stagione qua. Adesso è tutta merda, è tutto brutto, tutto così, ripeto, da qui adesso bisogna la forza di rialzarsi, questa è l'unica cosa che voglio. Ed ora la pagina del meteo, un attimo affascinante, immortalato dall'obiettivo di Giovanna Silvano. Una tromba marina che si genera dal consistente strato di nubi e che viaggia verso l'isola di Ischia, come potete vedere dallo scatto spettacolare. Viene fermato così, con uno scatto che definiremo pura arte, un momento che resterà impresso per sempre, che tra l'altro già è diventato virale sui social, che svela in maniera sensibile la bellezza celata dal cattivo tempo. Le condizioni meteo di questa giornata, che ricordiamo è contrassegnata da allerta meteo gialla della Protezione Civile della Regione Campania fino a domani mattina, non prevedono purtroppo miglioramenti, anzi si prevedono forti venti in aumento fino a burrasca, con conseguente aumento del moto onduso e possibili mareggiate nei prossimi giorni. E infatti in queste ultime ore tutte le corse degli aliscafi e dei traghetti sono state sospese. Il quadro meteo mostra anche un significativo abbassamento delle temperature, con piogge e temporali anche intensi. Ed ora vediamo le previsioni appunto del meteo, se ci confermano tutto ciò. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo tornerà di nuovo a peggiorare sull'Italia per l'arrivo di questa perturbazione, che è carica di aria artica e porterà precipitazioni anche diffuse tra il pomeriggio e la serata, a carattere nevoso sull'arco alpino fino a quote di fondo valle. Osserviamo quindi il tempo che ci aspetta. Inizialmente sarà ancora disturbato al sud, ma poi il tempo andrà migliorando, mentre al centro-nord, dopo una mattinata soleggiata, qui la situazione vedrà un peggioramento con precipitazioni frequenti a carattere nevoso su tutto l'arco alpino fino a quote di fondo valle, con acqua mista neve possibile sulle pianure tra Lombardia, Piemonte e Veneto. Ma per maggiori dettagli, come sempre, continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Bene, anche per questa sera è tutto. Noi ci fermiamo qui, ma per tutti gli aggiornamenti fino alla prossima edizione di domani sera alle 20:30 vi rimandiamo al nostro sito www.nuvola.tv. Intanto buon prosieguo con i nostri programmi.